Arriva una nuova spinta vittoria all'indagine sulla morte dello studente Roberto Gambina, trovato senza vita al pian terreno delle scale di sicurezza dell'istituto scolastico Lanza. La procura di Ragusa ha infatti incaricato la criminologa Roberta Bruzzone e il medico legale Giuseppe Iuvara di avviare nuovi accertamenti, soprattutto sulla ricostruzione dello scenario dove è maturata la vicenda. Quindi nuovi sopralluoghi alla scuola, ma anche a casa del giovane, per capire anche attraverso gli effetti personali il suo profilo completo. Per i legali della famiglia ci sono sempre stati dei vuoti di indagini che adesso il GIP ha ritenuto opportuno accogliere, richieste contenute nell'opposizione alla domanda di archiviazione del caso. Quella tragica mattina, come si ricorderà, il giovane ebbe un incidente e venne accompagnato a scuola da un parente. Intorno alle 9:30 chiese di poter uscire dall'aula, ma non fece più ritorno. Da lì a poco venne trovato senza vita alla base delle scale di sicurezza. La famiglia non si è data mai pace, rivolgendosi anche alla trasmissione TV Chi l'ha visto, proprio per sollecitare la testimonianza di qualcuno che ha visto, ma è rimasto sempre nell'ombra. Adesso la possibile svolta, con l'incarico della procura ai due nuovi periti.